La storia di Jack e la pianta di fagioli? Cos'è un fagiolo? È uno strano pesce? No, scemino, è... cavolo, non lo so! Beh, scopriamolo insieme! Jack e sua mamma tempo fa vivevano in povertà, non sapevano che mangiare, così decisero che far. Jack, vendi la nostra mucca a Bessie e con i soldi cresceremo altre piante. Al mercato Jack così, Bessie a vender lui riuscì. Ehi signor! Una maga urlò, fagioli in cambio ti darò! Sono fagioli magici e faranno crescere una pianta alta fino al... Wow! Jack tornò poi dalla mamma, lei li vide e fece un dramma, li buttò a terra triste. Son sol fagioli, dai! Lei disse, ma mamma, sono fagioli magici! Oh, magici come me! Il giorno dopo venne fuori un'altra pianta lì. Tu voli! Jack così s'arrampicò ed un castello lui trovò. Wow! Che roba! Ma quando entrò lì nel palazzo, un gigante un po' pazzo entrò lì dentro e fece rumor, le nuvole spostò. Ti sento qui, yum, yum, yum. Ho tanta fame, ragazzin, non scappare. Jack era così spaventato che si nascose in un armadio mentre il gigante contava il suo. Poi il gigante s'addormentò e Jack con loro da là scappò. Si mise in ginocchio e lì lui disse, mamma arrivo, non esser triste. Oh, ti prego, salvami da quest'orco gigante! Rientrò nel castello e si nascose. Il tesoro! Disse. Ma quante cose! Uova d'oro e quanti cimeli! Il gigante poi contò fino a 10! 1, 2, 3, 4, 5! Oh, che c'è dopo il 5? Ho tanta fame, ti sento qui! Yum, yum, yum! Jack fu veloce e scappò, sulla gallina lui tornò, un'arpa poi prese con sé, giù dal fagiolo alè. Ma il rabbioso gigante seguì Jack e cercò di buttarsi giù dalla pianta. Arrivai a casa e presi un'ascia, tagliai la pianta a suon di braccia. Il gigante da lì volò via e scomparve per magia. Con la gallina dalle uova d'oro, sua mamma ora vivranno una vita felice. La mamma fu così felice che una festa per Jack fece e l'arpa sola così cantò. Jack per sempre ti amerò, Jack ti amerò. Quindi hanno fatto una zuppa di fagioli? No, ma ora hanno una gallina dalle uova d'oro. Ma puoi spezzarti i denti con una di queste!